Adesso parliamo di una lettera che ci è pervenuta in redazione a firma di Riccardo Rodriguez, consigliere comunale di Portogruaro, che ci scrive: nei prossimi mesi approderà giocoforza nell'aula del Consiglio Comunale di Portogruaro il contestatissimo progetto di riqualificazione dell'oratorio Pio X. Ancora una volta il sindaco e la sua maggioranza, a seguito di un accordo con la Curia sottoscritto nella primavera del 2009, vogliono mettere le mani sulla città. E ciò che è più grave, in un comparto urbanistico che ha fatto la storia di migliaia di portogruaresi. Ora sembra impellente, urgente, prioritario, scellerato, chiudere in fretta il patto tra Curia ed amministrazione comunale. La Curia, pur di monetizzare e finanziare parzialmente il progetto, è disposta a vendere al comune parte della volumetria edificabile prevista. Ne consegue che l'attuale comparto diventerà una sorta di oratorio camuffato a business commerciale e residenziale a favore di qualche gruppo locale. Che ne sarà dell'antichissimo campo di calcio dell'Aurora Pio X, dove centinaia di portogruaresi ne hanno calcato il campo e con loro i figli e i nipoti? Ci sono ben altre priorità attualmente a Portogruaro. Personalmente mi limito a una breve declinazione. Sistemazione di via Martiri, che potremmo ribattezzare dei defunti, dice molto polemicamente direi Rodriguez, tanto è tetra l'illuminazione dell'intero corso principale della nostra città. L'ingresso della città, sistemazione dell'ex scardellato Pilsen, l'infinita questione della riqualificazione dell'ex per fosfati, la riqualificazione dell'ex consorzio agrario, ecco un'immagine della ex per fosfati, il motivo di discussione da parte di Rodriguez, che ha espresso dei concetti in modo molto duro nei confronti dell'amministrazione. Poi sono davvero pesanti le accuse rivolte a Comune di Portogruaro e Curia. Se qualcuno insomma vuole in qualche modo dire la propria versione su questi fatti, noi siamo qui, le porte sono sempre aperte.